A distanza di qualche settimana siamo ritornati nel Parco regionale del Matese e la nostra escursione è il rifugio dell'Esule, dove passeremo la notte in tenda. Adesso sigla, a tra poco. Dicevamo che siamo tornati nel Parco regionale del Matese per una notte nella Valle dell'Esule. Per arrivare qui alla Valle dell'Esule bisogna arrivare al lago Matese, dal lago Matese andare alla chiesetta San Michele e da lì seguire le indicazioni CAI. Ecco, qua si gira a destra. Noi dobbiamo imboccare il sentiero 150, 150. Poi più avanti troveremo il 139, che è la deviazione per l'Esule. Ecco qua, di qua. Ci fermiamo un attimo per una sosta in questo rudere. Vi faccio vedere il panorama. Abbiamo fatto i primi metri per salire sull'Esule. C'è da dire che è faticosissimo con il bagaglio che portiamo dietro. Oh, è tosta, ragazzi, è davvero tosta. Però guardate già a che altezza siamo. Dobbiamo ancora salire tanto. Finalmente giunti in vetta, adesso dobbiamo trovare un posto dove mettere la tenda. Però voglio far presente che noi dalla posizione in cui siamo, ecco, girando alla mia sinistra si va verso il Miletto. Invece qui a destra si va verso la Valle dell'Esule, ecco dove sta camminando Ettore. Quindi chi deve andare verso il Miletto, che ricordo supera i 2000 metri, dovrebbe essere circa 2050 metri. Noi invece siamo qui nella Valle dell'Esule ad una altitudine di 1300 metri. La montagna che si vede in lontananza, lì di fronte, si chiama la Gallinola. C'è il rifugio dell'Esule. Abbiamo appena finito di montare la tenda. Facciamo un giro dopo aver montato la tenda, esserci rifocillati un poco. Facciamo un primo giro qui nella Valle dell'Esule. Lì c'è un recinto per animali.
ci avviciniamo al tramonto. Guardate cosa ci offre questa zona del Matese. Lì in fondo è il lago Matese. Siamo nella valle. La caratteristica di questa escursione è che passeremo la notte in tenda, perché qui alla Valle dell'Esule noi già ci siamo stati diverse volte. Ci sono tantissimi ricoveri per animali. Questo ne è uno. Lì ce n'è un altro ancora. Torniamo un poco verso la tenda per riposarci un poco. Al nome Valle dell'Esule è legata una leggenda, quella della principessa Iole, che perse il suo amato Fusco in battaglia. Lasciò la sua casa e incominciò a vagare fra le montagne, perciò si chiama dell'Esule, fino a morire di stenti. Fu poi ritrovata allo scioglimento delle nevi e il luogo fu così chiamato dell'Esule. Siamo al tramonto, manca poco, poi dopo il sole si nasconderà dietro le montagne e noi finiremo nell'ombra. Buongiorno. Dopo una notte passata in tenda con un vento abbastanza sostenuto, incominciamo a prepararci e a mettere tutto a posto per la discesa. Speriamo che il vento si calmi, che è abbastanza sostenuto. Siamo in fase di discesa, siamo rimasti bloccati da un greggio di pecore, i cani non ci fanno passare. Ecco, lì in fondo si vede il lago Matese. Il lago Matese è il lago carsico più alto d'Italia. È a un'altitudine di circa 1050 metri. Ha un'estensione media di 5 km quadri. Finalmente siamo arrivati giù. Con la visione della chiesetta di San Michele chiudiamo qui la nostra escursione. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Spero vi siate divertiti. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.